I capi dei sacerdoti e i maestri della legge si misero a spiare Gesù. Mandarono alcuni per spiarlo e consigliarono loro di fingersi brave persone. Dovevano cogliere Gesù in fallo su qualche punto dei suoi discorsi, in modo da poterlo consegnare al governatore romano e farlo condannare. Essi domandarono a Gesù: «Maestro, sappiamo che quel che tu dici e insegni è giusto, tu non guardi in faccia a nessuno e insegni veramente la volontà di Dio. Una domanda: la nostra legge permette o non permette che noi paghiamo le tasse all'imperatore romano?» Gesù si rese conto che lo volevano ingannare e quindi disse loro: «Fatemi vedere una moneta d'argento. Questo volto e questo nome di chi sono?» Risposero: «Dell'imperatore». E Gesù concluse: «Date dunque all'imperatore quel che è dell'imperatore, ma quel che è di Dio, datelo a Dio». Così non poterono cogliere in fallo Gesù su quel che egli diceva al popolo. Anzi, si meravigliarono della sua risposta e non avevano più il coraggio di fare domande. I Sadducei dicevano che nessuno può risorgere dopo la morte. Alcuni di loro si fecero avanti e domandarono a Gesù: «Maestro, Mosè ci ha lasciato questo comandamento scritto. Se uno muore e lascia la moglie senza figli, suo fratello deve sposare la vedova e cercare di avere dei figli per quello che è morto. Dunque, c'erano una volta 7 fratelli. Il primo si sposò e morì senza lasciare figli. Anche il secondo e il terzo sposarono quella vedova senza avere figli. E così via tutti e 7. Tutti morirono senza lasciare figli. Poi morì anche quella donna. Ora, nel giorno della risurrezione, di chi sarà moglie quella donna? Perché tutti e 7 i fratelli l'hanno avuta come moglie». Gesù rispose loro: «Solo in questa vita gli uomini e le donne sposano e sono sposati. Ma quelli che risorgeranno dai morti e saranno giudicati degni della vita futura non prenderanno più né moglie né marito. Essi non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e sono figli di Dio perché sono risorti. È certo che i morti risorgono. Lo afferma anche Mosè quando parla del cespuglio in fiamme. In quel punto Mosè dice che il Signore è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Quindi Dio è il Dio dei vivi e non dei morti, perché tutti da Lui ricevono la vita». Intervennero allora alcuni maestri della legge e dissero: «Maestro, hai risposto molto bene». Da quel momento nessuno aveva più il coraggio di far domande a Gesù. Ma Gesù domandò ai maestri della legge: «Si dice che il Messia deve essere discendente del re Davide. Com'è possibile? Nel libro dei Salmi lo stesso Davide dice: «Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io metterò i tuoi nemici come sgabello sotto i tuoi piedi». Se Davide lo chiama Signore, come può il Messia essere discendente di Davide? Tutto il popolo stava ad ascoltare Gesù. Allora egli disse ai suoi discepoli: «State attenti a non lasciarvi corrompere dai maestri della legge. A loro piace passeggiare con vesti di lusso, desiderano essere salutati in piazza, avere i posti d'onore nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Con avidità cercano di portar via alle vedove tutto quello che hanno e intanto, per farsi vedere, fanno lunghe preghiere. Queste persone saranno giudicate con estrema severità». Poi Gesù, guardandosi attorno, vide alcune persone ricche che gettavano le loro offerte nelle cassette del Tempio. Vide anche una povera vedova che vi metteva 2 monetine di rame.